Buonasera, benvenuti. Iniziamo questo terzo incontro della serie dell'economia della solidarietà, avendo come ospite assai gradito Maurizio Pallante. Molti di voi lo conosceranno dai suoi tanti libri, in particolare quello che nel 2007 ha lanciato il movimento per la decrescita felice. Parleremo di questo oggi. Gli ultimi due suoi libri, che sono questi, Spiritualità, dono del tempo, contemplazione, del 2021, e anche l'altro, L'ultima chiamata, cosa ci insegna la pandemia e quali prospettive può aprirci. Li trovate anche nel tavolo appena fuori della sala. E quindi, se volete, potete acquistarlo. Sono gli ultimi due testi che stringono, rispetto ai temi che vi dicevo già lanciati nel 2007 e a questo punto anche abbastanza diffusi, perlomeno abbastanza avvertiti da coloro che sono sensibili a questo problema fondamentale, che è quello di risorse che non bastano a un mondo votato al consumo e alla crescita illimitata. Ne parleremo fra poco appunto con lui, sapendo che è un insegnante con una cultura umanistica, poi preside e poi anche esperto di questioni energetiche anche per il Ministero dell'Ambiente. E al di là della sua formazione, il risparmio energetico e i problemi dell'energia sono stati un po' le questioni che ha trattato fino ad arrivare appunto al lancio del movimento che determina una situazione molto nuova, particolare per l'Italia, ma anche non teorica, molto concreta. Chi ha avuto sotto mano i libri di Maurizio Pallante sa che c'è anche qualche indicazione abbastanza precisa di tipo pratico, quotidiano, nel libro del 2007 in particolare. E da lui era venuta poi fuori nel movimento una rete di reti. Una di queste reti, per esempio, è quella che dice no al supermercato. Possiamo vivere senza supermercato, viviamo meglio senza il supermercato. Prima di iniziare volevo però con voi aprire una questione, un retropensiero che temo che venga fuori nel momento in cui si parla di ritorno all'agricoltura, di frugalità, di sobrietà dei comportamenti, mettere un limite alle cose che facciamo. Il timore è quello da parte di chi come me vive in una situazione culturale che è quella della mezzadria introiettata 700 anni in questo territorio, e quindi per tanti di noi, anche se del tutto lontani come attività, ma del tutto lontani anche se i nostri genitori, i nostri nonni, sicuramente i nostri avi erano mezzadri o comunque intrisi della mezzadria, ma non semplicemente da un punto di vista d'attività, questo è relativo, ma l'introiezione è quella che parlare di mondo agricolo vuol dire parlare di povertà, di deprivazione culturale, di lontananza dal pensiero che spazia, di difficoltà a esprimere la propria dignità e le proprie scelte, di mancanza completamente di disponibilità e di denaro per fare le cose che vogliamo realizzare. Il mondo mezzadro, come lo abbiamo vissuto, io l'ho visto da bambino, l'ho conosciuto, è un mondo che aveva grandi difficoltà, in cui il ruolo della donna era inesistente, molto marginale, in cui non si teneva in nessun conto la possibilità di intrapresa, d'ascesa sociale, di cambiamento,
perché quello non era previsto, un mondo moralistico, un mondo che, siccome l'agricoltura ha il tempo delle stagioni, si tornava sempre al punto iniziale, quindi senza speranza. Non c'è un andare più avanti, si tornava sempre laddove si era partiti. Anzi, questo era garanzia che l'assetto del potere non sarebbe cambiato. Quindi un mondo da questo punto di vista difficile, regressivo. Allora, se parliamo di queste cose è perché guardiamo avanti, non guardiamo indietro a questo, l'ho chiamato retropensiero, che può darsi che venga fuori perché tanta parte della nostra cultura rurale ha avuto questo passato e se ne è forse liberata, ma con tanta difficoltà. Maurizio Pallante farà una introduzione non molto ampia, perché si aspetta che siamo noi a chiedergli di approfondire e di capire meglio alcuni passaggi del suo discorso. In questi due libri sembrerebbe quasi che avesse due binari su cui muovere il suo ragionamento. In realtà sono ragionamenti diversi, perché partono da presupposti, da conoscenze, da riferimenti un po' diversi, ma il ragionamento sia nell'ultima chiamata, la pandemia come una guerra è un acceleratore di situazioni, sia in spiritualità, dono del tempo, contemplazione, le questioni sono assolutamente vicine. In questo secondo si esamina più a fondo i temi interiori. E io lo sento molto vicino, forse anche per età, perché forse da più giovane i temi dell'azione sopravanzano quelli dell'attenzione, della contemplazione, che non è semplicemente memoria. La contemplazione è una cosa buona, bene, mi compiaccio della cosa buona, ma è anche cerchiamo di realizzare le cose buone in cui ci si può compiacere. Allora gli lascio senz'altro la parola, perché vedrete, sarà un pomeriggio molto intenso. Senti, allora io ringrazio questa introduzione perché mette subito al centro dell'attenzione una serie di tematiche che mi vengono continuamente riproposte, su cui mi viene continuamente richiesto di intervenire. Le riassumo una domanda che viene fatta, dice, ma tu ti lamenti di come sta andando la società adesso, ma prima era molto peggio. Vuoi? Auspico il ritorno indietro. Allora, io faccio sempre questa riflessione. L'alternativa non è soltanto tra come erano le cose prima e come sono adesso. C'è una terza possibilità. Un cambiamento rispetto a prima, diverso da quello che c'è stato. Questa terza possibilità non viene presa in considerazione, perché siamo abituati a pensare o era meglio o peggio prima, o era meglio o è meglio o peggio adesso. È chiaro, c'è una terza possibilità. Ed è quella che io vorrei affrontare. Questo discorso che è stato riassunto con la domanda della decrescita, poi la approfondiamo, io sarò su queste cose abbastanza breve perché mi piace molto di più se riusciamo a fare un dialogo. A me è tornato in mente in maniera molto forte nei primi giorni in cui stavamo chiusi in casa, no? A marzo del 2020. Mi è tornato in mente perché mi sono convinto, nonostante quello che alcuni dicono, no? Dice, siamo entrati in una decrescita. No. La crisi pandemica è una conseguenza di un'economia finalizzata alla crescita, che ha superato tutti i limiti della sostenibilità ambientale, che ha rotto gli equilibri di tutti gli esseri viventi e che ha portato a questa, diciamo, trasmissione del virus da una specie animale selvatica alla specie umana. Mi sono tornate in mente alcune cose. Primo, c'è stato un libro nel 2012, cioè 8 anni prima che ci fosse la pandemia, di un divulgatore scientifico americano, si chiama Dan Cohn, che si intitola Spillover.
passaggio di specie. In questo libro, Tarly Common, nel 2012, dopo una ricerca fatta insieme ad alcuni studiosi, alcuni specialisti, annunciava che nel giro di 8 anni sarebbe avvenuto un passaggio di un virus da una specie animale a una specie umana, in conseguenza di una distruzione ambientale che avrebbe portato delle specie selvatiche a contatto con la specie umana. E questo contatto avrebbe favorito il passaggio di un virus che in queste specie non faceva nessun problema, perché si era coevoluto con loro per centinaia di anni, forse migliaia di anni, che questo passaggio avrebbe portato questo virus nella specie umana, provocando una pandemia che avrebbe colpito la respirazione, che si sarebbe accaduto soprattutto con la popolazione anziana e che avrebbe avuto un periodo di incubazione di 2 settimane estremamente pericoloso, perché la persona contagiata, non sapendo di esserlo, sarebbe entrata in contatto con altre persone e quindi avrebbe diffuso questo. E subito dopo mi è capitato in mano un articolo che parlava dell'istituto di ricerca Robert Koch, che è un istituto di ricerca biochimica tedesco del Ministero della Salute tedesco, il quale diceva esattamente le stesse identiche cose, identiche, e prevedeva questo passaggio del virus nel mese di maggio del 2020. L'hanno sbagliato di 3 mesi, non di più. Allora, e poi, diciamo così, nel fare queste riflessioni, che qualcuno negava, qualcuno ancora continuava a negare, fino agli ultimi studi ci confermano queste ipotesi, no? Che fosse avvenuto questo passaggio da una specie animale alla specie umana, dicendo che invece questo virus è stato coltivato in laboratorio ed era sfuggito. Ora, alcuni sostenevano che era stato fatto, erano laboratori militari in cui si coltivavano dei virus come arma da guerra. Allora dico, qui probabilmente c'è un quoziente di intelligenza molto basso, perché se esce un virus non è che colpisce solo i miei nemici. Cioè, come si fa a pensare che questo genere di virus? Altri dicevano, è successo per sbaglio, essendo laboratori con di misure di sicurezza estreme, può tutto succedere, no? Però sembrava una cosa più grave. Ma quale sarebbe stata la conseguenza se il virus fosse uscito da un laboratorio che era stato coltivato? Che non avrebbe messo in discussione i nostri stili di vita. No? Invece, l'altra ipotesi, che fosse stato un salto di specie, cioè, ma allora come, cosa abbiamo fatto noi, specie umana, per favorire questo tipo di passaggio? Cioè, avrebbe messo in discussione il nostro stile di vita, il nostro modo di vivere. Ora, al di là, diciamo, delle motivazioni, no? Ci sono stati degli studi che hanno provato a negare, hanno provato a dire che era stato coltivato in un laboratorio, inchieste, controinchieste, fatte soprattutto dagli Stati Uniti per responsabilizzare la Cina di questo che stava succedendo all'interno di questa guerra mediatica che c'è tra l'Occidente e la Cina. Al di là di questi aspetti, insomma, quello che veniva messo in discussione era proprio la possibilità che i nostri stili di vita avessero favorito questo passaggio. Gli ultimi studi, dopo quelli che sono stati fatti per dimostrare che lo virus era innovatore, dimostrano il contrario, cioè non c'è nessuna prova evidente che sia sfuggito da un laboratorio, mentre ci sono delle probabilità molto forti, anche se non c'è ancora una certezza assoluta, che sia avvenuto in seguito a questo passaggio. E tra l'altro mi viene in mente, insomma, leggendo queste cose, documentandomi, informandomi, che proprio nella zona di Wuhan, dove era successo questo, nella regione romana, era stato costruito uno dei Pig's Hotels, hotel per maiali. Che sono le per maiali? Sono edifici di 10 piani, in ogni piano di questi edifici vengono allevati dal momento della nascita, fino al momento della vaccinazione, 1000 maiali. 10.000 maiali concentrati. E
questo aveva distrutto, diciamo, un'economia di piccola allevamento che esisteva, e i piccoli allevatori, costretti a non poter più vivere come erano vissuti, avevano cominciato a allevare degli animali selvatici, di cui i cinesi secondo me sono divertiti. Per cui allevare questi animali selvatici, avvicinare un ambiente gli animali abitanti un ambiente distrutto a una concentrazione così forte di animali di allevamento, aveva favorito questo tipo di passaggio che c'è stato, no? E che ci ha colto completamente impreparati. Perché? Perché non si aspettava una cosa di questo genere? Perché il libro di Quammen non era stato letto con attenzione? Perché l'allarme lanciato dall'Istituto Robert Koch non è stato preso in considerazione, in sostanza, no? E abbiamo vissuto quello che abbiamo vissuto. Proprio, ancora aggiungo un particolare di come è nato questo libro. Mi è venuto in mente un'operetta morale di due parti, dice che c'entra per fare lì. C'è un'operetta morale, nessuno l'ha citata, non so come mai, il dialogo di un folletto e di un uomo, in cui si incontrano il folletto, che è abitante dei boschi, e un uomo, abitante del sottoterra, del sottosuolo, e lo uomo domanda a Fletto, ma come può avere tutta questa confusione della specie umana? Non ci sono più guerre, non ci sono più traffici, non ci sono più competizioni, non si ricerca del denaro, questo silenzio. E l'altro dice, ma non lo sai, la specie umana si è autodistrutta. Stiamo parlando degli anni 20 dell'Ottocento, cioè due secoli fa. E perché si è autodistrutta? Perché era convinta che tutte le specie viventi fossero a servizio della specie umana. Una concezione antropocentrica. E questo fatto di credere che tutte le specie, lo dice anche in maniera molto ironica, io non l'ho mai letto Leopardi con questa ottica, diciamo, anti-antropocentrica. Dice, ma gli alieni che cosa sono? Sono pezzi di carne a servizio della specie umana, che invece di essere tenuti così sottosale per essere conservati, vengono tenuti dentro un essere vivente e vengono in consuccino. Cioè c'è questa idea che la specie umana ha il diritto di utilizzare tutte le altre specie viventi. E questo l'ha fatto sviluppare un atteggiamento di aggressività, di violenza nei confronti degli altri esseri viventi, che hanno trasferito anche all'interno della specie umana, fino ad autodistruggersi. Vi ricordate il titolo dell'Expo di Milano? Dell'Expo di Milano del 2015. Non lo ricordate? Nutrire il pianeta. Ma dimmi chi, avendo una conoscenza scientifica di scuola media, no, non di più, non è necessario, non sa che non è la specie umana a nutrire il pianeta, ma che è il pianeta che nutre la specie umana, no? Cioè, siamo arrivati a un punto di antropocentrismo tale da poter pensare che la specie umana nutre il pianeta. Dice, ma no, volevo semplicemente dire che bisogna nutrire gli 800 milioni di persone che non si nutrono regolarmente. Quindi vuol dire che 800 milioni di persone con tutta la specie umana sono il pianeta. Identificare il pianeta è una specie umana, la specie umana è un pianeta, ma non è così, la specie umana è una piccola parte del pianeta. Questa è la follia antropocentrica a cui siamo arrivati. Una follia che, ve ne dico un'altra, tanto per capire che quello che stiamo cercando di fare è un lavoro di carattere culturale e anche politico. Ed è questa. Voi sentite parlare regolarmente come se fossero sinonimi del concetto di sostenibilità e del concetto di sviluppo sostenibile, no? Vi risulta? Sembra che sia la stessa cosa. È un colossale imbroglio di origine antropocentrica. Perché che cos'è la sostenibilità ambientale? Questo è un problema che nessuno si fa in genere, no? La sostenibilità ambientale è una cosa relativa al rapporto tra la specie umana
la biosfera. Noi viviamo perché c'è la fotosintesi quotidiana, cioè perché la vegetazione sotto l'energia luminosa del sole mette insieme anidride carbonica ed acqua e fa una molecola di una sostanza organica, uno zucchero semplice, che è il glucosio. Il glucosio poi reagisce con altre sostanze che trova nel mondo, il potassio, il ferro, il calcio, eccetera, e forma tutte le sostanze necessarie per gli esseri umani, alla vita, scusate, non degli esseri umani. Cioè le proteine, le vitamine, gli aminoacidi, tutte queste cose, di cui si nutrono le piante in prima persona e tutte le specie di mezzi attraverso le catene alimentari, che è quello che mangiano. La vegetazione, che arriva di mangiare gli animali, animali e i microrganismi decompositori che si nutrono con il corpo dei viventi che muoiono. Mentre fa questo lavoro, la fotosintesi procliana mette insieme anidride carbonica e acqua, emette ossigeno. Tutti i viventi con la respirazione assorbono ossigeno ed emettono anidride carbonica. C'è stato un equilibrio meraviglioso, no? Meraviglioso, che è durato 800.000 anni. 800.000 anni di una pianeta sono 8.000 secoli. Gesù Cristo è nato 20 secoli fa. Per 8.000 secoli c'è stato un equilibrio tale per cui tanta energia carbonica veniva assorbita, emessa dalla respirazione dei viventi, veniva assorbita dalla fotosintesi quotidiana. Tanto ossigeno la fotosintesi quotidiana emetteva e tanto ne era assorbito dalla respirazione dei viventi. C'era questo 8.000 secoli. L'umanità nel giro di 2 secoli e mezzo ha distrutto questo equilibrio. Ha emesso più energia carbonica di quella che veniva sintetizzata dalla fotosintesi quotidiana. E l'energia carbonica non assorbita dalla fotosintesi quotidiana è rimasta nell'aria. Siccome l'energia carbonica ha anche una funzione di mantenere la temperatura della Terra a un certo livello, vedete che il Sole manda una radiazione luminosa. La radiazione luminosa passa nell'atmosfera e arriva sulla Terra. La Terra, riscaldata, va e riemette con un'altra lunghezza d'onda diversa. Cioè la reazione luminosa comprende la reazione ultravioletta, quella visibile e quella infrarossa. L'infrarossa è quella che riscalda. Bene, arriva una radiazione infrarossa dal Sole sulla Terra con una certa lunghezza d'onda, passa attraverso l'anidride carbonica, la Terra riscaldata la emette verso lo spazio con un'altra lunghezza d'onda, infrarosso lontano, e quindi rimane intrappolata dentro l'atmosfera, una parte. Se non ci fosse stata l'anidride carbonica nell'atmosfera, per 800.000 anni erano 270 parti per milione, cioè ogni milione di parti d'aria c'erano 270 parti di carbonio, quindi pochissimo, la temperatura della Terra sarebbe stata in meno 15 gradi, meno 18 gradi, scusate. Essendoci quella piccola parte di carbonio, la temperatura è stata di più 15 gradi media. Qui c'è l'anidride carbonica fisiologica, quella durata 8.000 secoli, vale 33 gradi. Mandandone di più e distruggendo i boschi per fare spazio alle città, all'agricoltura, alle costruzioni navali, tutte queste cose qua, legno, eccetera, l'umanità ha fatto sì che ha diminuito la capacità della biosfera di assorbire l'anidride carbonica e ne ha mandata di più. E questo ha innalzato la temperatura terrestre. L'ha innalzata a un livello tale che attualmente ha raggiunto, rispetto all'epoca preindustriale, un aumento di 1,9 gradi. Quando a Parigi hanno detto, guardate che se supera 1,5 sono dolori. Sono dolori perché si mettono in moto dei fenomeni che non hanno possibilità di essere controllati, diciamo di più in poi, in punto di non ritorno. Cioè se in seguito a questo aumento della temperatura terrestre, per esempio, di più in poi, ci sono il ghiaccio, dei poli, cambia la composizione, diciamo, del mare,
e sparisce la corrente del Golfo. Se sparisce la corrente del Golfo, tutti gli effetti benefici dal punto di vista del climatico che fa, ad esempio, la costa occidentale dell'Europa spariscono. Quindi si mette in modo quello che chiamano l'inverno climatico. Cioè, si spaccia tutto, in sostanza. Allora, la sostenibilità significa mandare una quantità di anidride carbonica non superiore a quella che può essere assorbita dalla fotosintesi clorofilliana. Ma con questo lavoro la fotosintesi clorofilliana crea anche della biomassa, noi li chiamiamo le risorse rinnovabili. In maniera concettualmente non del tutto esatta, perché la risorsa non è fatta per noi. C'è un processo che prescinde dalla specie umana, no? Ecco. La specie umana utilizza questa biomassa, queste risorse naturali, per tutta una serie di scopi, e ne esaurisce attualmente entro il 29 luglio. Quello che chiamano l'overshoot day. Cioè noi consumiamo tutte le risorse che la fotosintesi clorofilliana fa in un anno entro il 29 luglio. L'umanità. Poi c'è chi ne consuma di più e chi ne consuma di meno. Cioè se tutta l'umanità consumasse come l'Italia, l'overshoot day non sarebbe il 29 luglio, ma sarebbe a maggio. Se consumasse come gli Stati Uniti, sarebbe il 4 aprile. Se consumasse come i paesi arabi del petrolio, sarebbe a febbraio. Allora, se mandiamo in atmosfera più anidride carbonica di quelle che la fotosintesi può assorbire, se consumiamo più risorse di quelle che la anidride carbonica rigenera, se col nostro lavoro, la nostra attività, i nostri prodotti di sintesi chimica o la nostra sfruttamento delle risorse incorriamo la biodiversità, vuol dire che abbiamo superato i limiti della sostenibilità ambientale. Questa è la sostenibilità. Noi dobbiamo, se non riempiamo i limiti della sostenibilità ambientale, andremo avanti verso uno sfascio complessivo. Che cosa significa sostenibilità? La sostenibilità non è più il concetto, diventa l'aggettivo che si appone allo sviluppo. Cioè l'obiettivo dello sviluppo sostenibile è fare uno sviluppo che sia sostenibile dalla biosfera. Uno spostamento completo. Cioè, abbiamo trasformato concettualmente qualcosa che riguarda il nostro rapporto con la biosfera in qualche cosa che riguarda la possibilità di garantire alle nostre economie di continuare a crescere senza superare lo sviluppo, senza superare i limiti della biosfera. Ma l'abbiamo superato. Cioè, come fai a fare molte cose di questo genere? Se lo sviluppo economico ci ha portato a consumare più risorse di quelle che la natura che genera, ci ha portato a portare delle emissioni superiori a quelle che può assorbire, lo sviluppo sostenibile non è possibile, perché siamo già oltre alla possibilità della biosfera. Se poi leggiamo, quando è stato fatto questo concetto, è stato fatto in una conferenza mondiale dell'ONU nell'87, si intitolava Il nostro comune futuro, come definivano lo sviluppo sostenibile? Uno sviluppo, attenzione, non c'entra più la sostenibilità, uno sviluppo che garantisce alle generazioni presenti di soddisfare i propri bisogni, senza impedire che possano soddisfare i propri bisogni di generazioni future. È un discorso del tutto antropocentrico, che non ha più nessuna relazione con la sostenibilità ambientale. Eppure noi continuiamo a credere a questo grande imbroglio e a ripetere come se fossero la stessa cosa il concetto di sostenibilità e il concetto di sviluppo sostenibile. Non sono la stessa cosa. Non sono. Se io lo domandassi a un bambino di prima elementare, se noi consumiamo più risorse di quelle che la biosfera può produrre, se mandiamo più sostanze biodegradabili di quelle che la biosfera può biodegradare, può sintetizzare, per tornare in una situazione di equilibrio, cosa dobbiamo fare? Cosa mi risponde il bambino? Diminuire il consumo o no? Cioè non è un'opzione politica la decrescita, è una deduzione matematica che richiede appena la coscienza della dimensione della sottrazione. Neanche il pericolo di bambino, neanche la
scelta. Cioè, se noi non riduciamo il consumo delle risorse, non riduciamo le emissioni, noi aggraveremo sempre di più questa situazione. Aggraveremo sempre di più. Il problema politico è fare in maniera che questa operazione non ci danneggi le condizioni di vita. Perché questo è. Cioè, non si tratta di scegliere, c'è poco da fare, no? Cioè, tutte le cose che vengono dette in proposito sono le responsabili in proprio. Tutti, sai, finisco con questi concetti, l'ultima cosa che voglio dire, poi parliamo con la discussione di quello, no? Allora, COP21 di Parigi, 2015, che tutti esaltano come una grande conquista, che cosa si è deciso a Parigi nel 2015? Tutti rispondono di ridurre le emissioni di CO2, o no? Ma se ti dicono dobbiamo fare in maniera che la temperatura non aumenti più di 1,5, adesso siamo a 1,1, è una diminuzione? O è un contenimento di un aumento? Ma un contenimento di un aumento non è una diminuzione. Cioè, l'imbroglio arriva al punto tale far credere che abbiamo deciso di ridurre le emissioni di CO2 quando abbiamo deciso di contenere l'aumento delle emissioni di CO2. Cioè, perché hanno deciso questo? Per non danneggiare il PIL, la crescita economica. Il risultato qual è stato? Che le emissioni di CO2 sono aumentate di più che nel quinquennio precedente, non di meno. Si aspettavano che aumentassero meno di. Sono te di più. E che la crescita economica non ci sarà. Cioè, cercando di perseguire lo sviluppo sostenibile, cioè uno sviluppo che sia sostenibile dall'atmosfera, che l'ha già superata, non abbiamo ottenuto né lo sviluppo né la sostenibilità. Nessuna delle due cose. E cominciamo ad avviare un processo che diventa sempre più rapido di degrado della situazione ambientale. Questa è la prima cosa. Allora, non c'è altra strada. Hanno poco da dire, hanno poco da ridicolizzare, no? Dice, noi dobbiamo fare in maniera che aumenti la produzione, perché lo sviluppo è detto in maniera proprio chiara, la definizione paracula della crescita. No? Come nessuno pensa che ci sia uno sviluppo o una diminuzione della produzione. Allora, conciliare la crescita economica con la riduzione delle emissioni di CO2 è come se io andassi da un dietologo e mi dicessi: guardi, lei devi crescere, mangi di più, ma che sei scemo? Com'è possibile pensare che si possa continuare a crescere l'economia e diminuire le emissioni di CO2? Cioè, io dico, io sono allucinato di fronte a queste cose e dico, ma probabilmente ha ragione lo padre, ci stiamo veramente distruggendo. La riflessione sulla decrescita che io ho fatto, non tutti l'hanno fatto alla stessa maniera, non tutti. È proprio in questa direzione qui, ma cioè, no, io non mi preoccupo, come alcuni dicono, la società della decrescita. La società della decrescita è l'idiozia. Per immaginare una società che si pone l'obiettivo di far decrescere tutto l'Europa, è assurdo, uguale, contrario a quelli che vogliono che cresca sempre. La decrescita è una strada da percorrere, obbligatoriamente, per rientrare nei limiti della sostenibilità ambientale. Non è la meta che vogliamo raggiungere. Non so se è chiara la differenza. Io auspico che la meta da raggiungere sia caratterizzata da tre concetti. Una società sostenibile, cioè che non vada oltre la sostenibilità ambientale, che non consumi più risorse di quelle che vengono generate, che non metta più sostanze di quelle che possono essere assorbite. Equa, secondo un concetto importante, perché io posso ridurre il proprio interno lordo anche impoverendo di più i più poveri, oppure utilizzando delle forme di sterminio di massa della popolazione, perché dice sono 8 miliardi, dobbiamo ridurre, va bene, no? Sostenibile, equa e solidale, perché la solidarietà è qualcosa di più dell'equità. L'equità è quella di garantire a tutti il diritto di vivere in un certo. La solidarietà è invece instaurare dei rapporti con gli altri di collaborazione. È l'empatia nei confronti degli altri. È
qualche cosa che non può essere imposta per legge, può essere un sistema di valori diverso da quello in cui noi viviamo nel massimo egoismo. Per far riflettere ancora su una parola e poi smetto. Si parla tante volte di comunità, dice la comunità europea, la comunità mondiale. Ma che cos'è la comunità? Che cos'è la sostenibilità? Ragioniamo su questo. La parola comunità è una parola che è composta da due parole latine. La prima è la protezione cum, che indica contenuto di compagnia. E la seconda è la parola munus, che significa dono. Il dono che implica una restituzione. Le comunità sono gruppi umani in cui il cum, il legame sociale, è costituito dall'economia del dono, non da un'economia mercificata. Perché il PIL, e questo lo dicono anche tutti, non è la quantità delle cose che vengono prodotte. Se aumenta il PIL, aumenta la quantità. No, attenzione. Come si misura il PIL? Che cos'è il PIL? È una misura monetaria, una cifra, che si ottiene sommando i prezzi di vendita degli oggetti nel corso di un anno in un paese. I prezzi di vendita, quindi cosa vuol dire? Che prende in considerazione soltanto le cose che vengono comprate per due. Se uno c'ha il suo orto, si fa tutta la terra di due, non fa crescere più. Eppure non dice bene. Vediamo di quello che si compra. Se una società smette di produrre armi, cosa fa il PIL? Diminuisce. Quindi se si producono armi, siccome è la misura della vendita, se si producono le armi cresce il PIL, quindi aumenta il benessere. Se si produce qualche cosa che si consuma direttamente senza comprarlo, diminuisce il benessere, diminuisce il PIL e quindi diminuisce il benessere. Se è un inverno, stiamo tutti quanti male e compriamo tante medicine, cosa fa il PIL? Cresce. Quindi, quando siamo male, vuol dire aumentare il nostro benessere. Cioè, chi è quello scemo che ha pensato queste cose?